manifattura tabacchi. Qui un tempo le lavandaie lavavano i loro panni tra sanguisughe e ratti. Poi l'edificio fu chiuso. Ora le porte del Downs stanno per riaprirsi. Maledizioni, lavandaie, esecuzioni, riti esoterici. Noi esaminiamo questi misteri per sapere se sono cazzate o no. Siamo andati a chiedere in giro. C'è che ci sia un qualcosa di strano in questa zona? Assolutamente. Assolutamente no, che io sappia. Si è parlato per il passato di una zona che noi in dialetto chiamiamo instarie, cioè stregato, cioè una specie di maleficio che gravasse sulla zona. Sentite le voci. Chi è lei, per favore? La iena. Il diavolo è mai capitato in questa casa? Ci dica la verità. Ma io penso che sia proprio nel rione, pensa te. Ma come ne vedete i segni? Del diavolo? Sì. È che ho 50 anni che è uno schifo qua. Per quello che riguardano queste case qui, io appena sono venuta qui, dopo poco che sono venuta qui, ho avuto un mare di fatture. È una cosa quasi normale trovare delle grossissime croci messe sul tetto della mia macchina, oppure ai lati del giardinetto, farmi trovare dei vassoi con degli escrementi. E poi mi hanno fatto trovare due chiavi messe a croce davanti alla porta, le chiavi incrociate e fattura a morte. Ma forse sta casa allora è negativa, roba. In ogni porta sono morte delle donne, tutte quanti di cancro. La moglie del pittore è morta anche lei con un tumore al cervello, la moglie del finanziere di cancro. Il signore della porta dopo è morto di cancro, 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 cancro. Avete visto che qui stanno cadendo delle cose sicuramente molto strane. Tenteremo di indagare ancora un po'. Ma è vero che il cinema è stregato? No. Una voce ci ha portato qui. Un'anziana signora. Sa di esoterismo, riti magici. Il diavolo è qui, signori. Questa signora ne sa fin troppe. Ma io so che c'erano le onde e che facevano cose strane, ma io so che con il sangue delle... Come? Poi viva! Con il sangue delle sanguisughe. Facevano cose strane, io quando ero piccola la mia mamma, non mi ricordo tanto bene. Perché io adesso non mi va che mi prendete con Vale, me. Stop un attimo, ok. Qui siamo nell'ex macello, dove le mura parlano. Lavavano le budelle e le lavavano proprio. Alla fine della guerra le prendevano, le prelavavano, le portavano dentro al macello e poi la uccidevano. Cosa c'è di strano? Ex mulino o fabbrica del ghiaccio? Ma soprattutto, che fine ha fatto quella croce? Stiamo per svelarvi uno dei più grandi misteri di questo giardino.
Vedete quei fiori là dietro? Da anni gli studenti del seminario di Giannarelli stanno tentando di capire chi mette quei fiori. Ma solo noi abbiamo scoperta tutta la verità. Ho fatto delle ricerche e gli hanno detto che suo fratello è stato ucciso qui. O il fratello non l'ha conosciuto, non è esistito, o probabilmente sì, ripeto, è frutto della sua mente malata. Allora lui viene qui, mette i fiori, fa il saluto militare, si inginocchia, dice le preghiere e poi va via. Una specie di tumulo che riecheggia un pochino la forma umana e c'è chi sostiene che l'ha sepolto qualcuno. La cosa strana è che comunque questo tumulo è comparso così improvvisamente. Una mattina noi siamo arrivati e abbiamo visto sta affare. Da quell'istante è nata la leggenda. Cioè che ci sia un qualcosa di strano in questa zona, assolutamente no, che io sappia. Noi siamo i bambini di Satana. Sede in via Rivareno 56. Perché la ribellione, è, a mio avviso, è Satana. Perché il satanismo è un ideale nobile. L'unico posto che io penso dove possono esserci dei rituali strani, delle cose misteriose, delle cose fatte di nascosto, penso che qui nel quartiere ci può essere la chiesa che è in Torozzo. Quella chiesina lì, che a me sembrava che fosse una chiesa dove si andavano a benedire i vestitini dei bimbi.